Questo programma è offerto da Centro Servizi RAR, una struttura in sinergica collaborazione con CAF Italia SRL e il patronato EPAS. Attraverso il CAF Italia ottemperiamo alle richieste di natura fiscale come compilazione del modello 730, compilazione del modello unico persone fisiche, RED, ISEE, successioni, contratti di locazione, misure catastali e tanto altro ancora. Attraverso il patronato EPAS aiutiamo i nostri assistiti ad ottenere prestazioni di carattere previdenziale come pensioni, disoccupazione, assegni familiari, maternità, permessi di soggiorno, infortuni e tanto altro. Ci trovi in piazza Mazzini numero 30, Lamezia Terme, telefono 0968 40 77 61. Autonoleggio, vai in vacanza con Avis Budget Group. PM Servizi SRL, affiliato Avis Budget Group, Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Signor Tonino, buongiorno. Ma sapete, signor Tonino, intanto 20 settembre 2021. È 19. Volevo vedere... Venerdì, è un giorno di venerdì che una volta era un poco, diciamo, invece adesso venerdì è buonissimo. Ecco, vede, vabbè, guarda la giornata. Guarda, ho cominciato a far calare un latte ai cristiani. Guarda la giornata. Non incominciare a far calare il latte ai cristiani. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Eccomi qua. Intanto, ripeto, però mi piace ripeterlo perché poi... queste cose mi toccano particolarmente, grazie per la solidarietà, grazie per gli auguri, grazie per la vostra vicinanza, veramente mi commuovete davvero, non sto scherzando, si è creata questa, evidentemente con tantissimi di voi ovviamente ci conosciamo personalmente, però si è creata evidentemente questa simpatia nei confronti della nostra rassegna stampa. E allora intanto voglio ringraziare anche Maria Chiara, che non mi ha sostituito. Badate bene, qua nessuno sostituisce nessuno, ognuno svolge la sua parte, no, ognuno dà quello che può, che ha, eccetera. Quindi non mi ha sostituito. Quindi la saluto affettuosamente, come saluto affettuosamente a Domenico. Io pensavo che dire, come sì, però ogni volta come vedi, un fare calare, un esagerare, insomma, no? È affezionato a noi. Sì, ho capito, ma un esagerare quando hai girato trasmissioni. No. Poi là quando cominciate potete pure cominciare. E chi c'è pure? Giusto, dov'è? Allora, e volevo salutare, visto che interrompe, no? No, convinto. Perché più va avanti ci rincoglionisce. Mi sono preso, diciamo, come... Ho capito, ma se sto parlando di un saluto e sto salutando il suo maritino, dammi il tempo di dire Antonio. Antonio. Ah, sì, ad Antonio lo salutiamo. Ah, giusto. Adesso puoi anche pomiciare da lontano. No, saluto a Domenico, come sempre, la mattina ci viene a trovarci. Non c'è niente che fare, secondo me. Certo. Come la pederastia. Cioè, un abisso. È affezionato, signor Tonino, è affezionato della rassegna stampa. Sì. Allora, ci sono delle novità. Intanto vi posso preannunciare uno scoop, che da qua a poco vedrete. Siamo stati anche fortunati perché lo abbiamo beccato proprio qua, in questo luogo, e quindi da qui a poco sarà qua al mio fianco e scambieremo qualche battuta, nulla di particolare o trascendentale, però si tratta di un personaggio conosciutissimo, simpaticissimo, divertentissimo, quindi
avrete modo di passare 5 minuti veramente bene all'altezza. Allora, signor... vado sì. Subito al forismo stamattina, eh? Vado subito al forismo, sì però sì. Non imitare, no imitare il... no. È impossibile non imitare. Allora dice così il forismo stamattina, quello che chiamiamo, c'è scritto che quello che chiamiamo. Sta attento che questa parola porta alla trappola. Se dici un'altra volta arriviamo al punto o se che ne chiude la televisione. Allora, vai. Quello che ma Cotonino mi emoziona. Sì, vabbè, ma sta qua la emozione. Sta attento che ne chiude la televisione. Chiamiamo. Chi? Chiamiamo il nostro destino e in realtà è il nostro carattere, che bellezza, virgola, e il carattere si può cambiare. Vabbè, ma intanto stiamo parlando di una grandissima Anais Nin. Siamo a livelli altissimi. Quello che noi chiamiamo Quello che noi chiamiamo il nostro destino è in realtà il nostro carattere. E il carattere si può cambiare. Cosa vuole dire? Non è vero che siamo ancorati, ah vabbè, ma è il destino, no. È in realtà il nostro carattere, è il nostro modo di parlare, di pensare, capito? Vabbè, allora Anais Nin, ricordatevi questo nome, siamo a livelli, voglio dire, per chi ha letto qualcosina su di lei. Allora, vai con Liscio. Ma che si ricorda i santi di oggi? Salutiamo il nostro pastore, Sua Eccellenza Giuseppe Schillaci, che senza... Non lo salutiamo perché ieri c'è stata una funzione religiosa che è stata officiata ovviamente al nostro padre Giuseppe, quindi lo salutiamo. A proposito, ve lo posso anche dire, c'è così lo aggancio. L'agganciamo. Senza, mi pare di averlo letto, eccolo qua. Ma trovate subito. Ieri c'è stata una visita pastorale, come al solito si sta facendo. Sta facendo un giro, non sta tralasciando nulla, soprattutto le fasce più deboli, chiaramente. E quindi Monsignor Schillaci abbraccia i malati di Alzheimer. Ha fatto una visita a casa Alzal. Sapete che questa è una struttura da tempo che assiste questi soggetti deboli, eccetera. E non poteva essere altrimenti. Bravo, dai. Non poteva essere altrimenti. Tutti i parti. Ecco perché è entrato prepotentemente nel nostro cuore. Perché è entrato prepotentemente nel nostro cuore? Perché è vicino alla gente. Bisognosi. Qualcuno potrebbe dire, ma guarda che allora non era malo, ho capito. No, che c'entra. Però era piuttosto diciamo defilato. Isolato. Diciamo che è defilato, perché isolato uno potrebbe dire se isolato da solo. Noi isolato diciamo, però... Vabbè, allora dopo aver ovviamente salutato come di prammatica il nostro pastore... Andiamo ai santi di oggi. Sante Andrea Kim, c'è scritto qua. Chi? Sante Andrea Kim. E Chiesa Cattolica Marte. È Chiesa Cattolica. Ecco, c'è scritto tutto Cicci su. Cicci. O conto corrente o carabinieri. Lo vuoi ripetere? Chimmi è carabinieri martiri. Ma tu. Santo Fausto. Aspetta! Ma che cazzo dire stamattina? Ci abbiamo un ospite. Ma non è che c'è un ospite che è a portata di mano. Adesso per il momento, quindi stai calmo, tieni una fregola. Allora. E che cavolo? Vado, posso andare. Vuoi ripetere il primo santo cortesemente? Anzi, i primi. Andrea,
Kim e Carabinieri Martiri. E CC Martiri, Carabinieri praticamente, o conto corrente. Conto corrente Martiri. Non si dice Chiesa Cattolica. No, va. Allora, Santo Fausta di Narni, martire. Narni è un paese. Certo, è un paese. Dove si trova questo paese? È un bel paesino. Narni. È un bel paesino. Non so se si trova in Sicilia, no? Sicilia? Narni. No, si trova più su, in Tunisia. Mi pare che si trova in Umbria. Non vorrei dire una cazzata, perché qua sono pronti. Sì, e lo volevo dire in Umbria. Sono pronti a criticarci appena fai un errore. Un errore, va bene. Santa Eustachio. Ce ne ci sola. Santo Eustachio. Perché con dolce si dice stacchio. State attento, perché anche qua torniamo al punto di partenza. Santo Eustachio martire. Allora, eccolo qua. Ma mi posso sedere pure lui? No. Okay. Ti devi alzare. E dopo venga lo poi ti faccio sedere. Vieni qua. Lo conosci a Cristo? E siamo alzati. Ma che cazzo? La posso dire una cosa? Non ti ha visto, ma ti chiedo scusa. Non ti ha visto né Alain Delon, né a Gary Cooper. Tieni una cosa con Santa Fe. E basta, no? Mi deare Anna Ron. Già. Io voglio gente che ti fanno ridere. E basta. Prego. Prego. Permesso. Posso? Sì, come non puoi. Buonasera. Cioè, praticamente, dato che lui Carmine. Allora, sembriamo due arliste, due. Intanto ti volevo dire, Carmine Faraco o Farago? Faraco. Allora, Carmine Faraco, io credo che non abbia bisogno di presentazioni. Allora, è sempre meglio che uno mi presenti. Ecco, lo conoscete tutti. Attore, cabarettista. Ha fatto di tutto, ha fatto anche dei film importanti, ha partecipato, se ricordo bene. Ricomincio da tre. Ma pure con Alberto Sordi, il Tassinaro. Insomma, mi manda Picone con Giannini, un po' di cose. Insomma, ha fatto un po' di cose, però diciamo la verità, la sua notorietà è diventata prorompente quando ha partecipato a Colorado, diciamo la verità, hai ragione. Con quel tuo tormentone che ha fatto impazzire ha fatto impazzire gli italiani. E tu lo ricordi il tormentone com'è? Negli anni? Negli anni 60-70, è bellissimo. In Inghilterra nascevano Genesis, i Pink Floyd e i Deep Purple, contemporaneamente in Italia i Dick Dick. La domanda è perché? Però aggiungevi, se non sbaglio, ma cosa abbiamo fatto male? Cosa abbiamo fatto di male per meritare questo? Per meritare questo. È stata una sfortuna, insomma. Una sfortuna. Quindi la domanda non è chi è, la domanda è perché. Perché? E infatti io mi domando, tu ti sei seduto qua davanti ai nostri... intanto ti diciamo grazie davvero, no? Ti diciamo grazie davvero, perché per noi è uno scoop. Ecco il vantaggio della rassegna On The Road. Perché poi può capitare un personaggio come Carmine. Io sono proprio on the road, sono venuto con la motocicletta, che è la cosa bella. Ma stai, praticamente sei... Sono in tournée. Ma in Calabria? Ho fatto ieri sera un locale a Villa San Giovanni e oggi vado in un villaggio turistico a Palinuro. Ah, nella splendida Palinuro. E quindi... Carmine, sei qua, qualcosina, una battuta... Per i nostri telespettatori, ecco, per esempio, ti trovi a Lamezia, dato che stiamo attraversando un brutto periodo. Ecco. La domanda non è chi è, la domanda è perché se perché? Visto che è un paese che sta lentamente, voglio dire lentamente, muore. Vabbè, voi, però ci sta la cosa importante è che ci state voi. Voi che fate denuncia, no? Che comunque siete vivi. Ma diciamo che noi cerchiamo di volare, poi con l'aiuto di Piccione là. Se è Luca Abbiano era meglio, però va bene. Allora, quindi vai a Palinuro, noi siamo, io, figuratevi, Carmine lo vorrei qua, io
spesso e volentieri, lo posso dire tranquillamente, dato che mi è simpatico, poi è napoletano, quindi diciamocela tutta, io spesso e volentieri su YouTube vado, lo becco e mi guardo questo suo numero, ma lo faccio spesso, non per, adesso non per piaggeria o per fare il paraculo, parliamoci chiaro, no, assolutamente, ma perché mi è stato sempre simpatico. Ma allora, ci sono delle a volte tu, io, uno di noi, tipo, cioè abbiamo più o meno la stessa età, ascoltiamo la stessa musica. La stessa età. Sei più giovane? Sei più giovane? No, io sono molto più. Ma che? Lasciamo stare. La faccia vicina, grazie. Lasciamo stare. Allora ti dico che io non ascolto, per esempio, Calcutta. Tu conosci Calcutta, è un cantante nuovo, però a volte bisogna ascoltare, perché chi le fa? Lo sai che la tachipirina 500, se ne prendi due, diventa 1000. Un pensiero di qual è? Guarda quando uno ha studiato, no? Un biologo. Bellissima questa qua. Allora, Carmine, grazie davvero. Grazie a te, buone cose. Ciao, dai, con voi. Una eh? Una battuta. Carmine. Ma che sta caga ci fatta prima, forse non l'ha capita, era una battuta. No, se no. Non l'ha capita. Allora, facciamo uno sui classici, diciamo. E fai, dai. Allora, facciamo per esempio una bella di Lucio Dalla. Sì, vai. Ho bussato due volte anche se avevo la chiave e allora si sceme. Ciao. C'è lui, che praticamente ha fatto la pipì addosso da quando già si è visto. No, perché io l'ho conosciuto subito. Questa è la cosa. È vero, ma fermate proprio. No, Tonino, te l'ho detto chi era. Vabbè. Poi Tonino mi ha insomma, no, ma io ho capito poi, hai capito, perché tu mi hai fatto uscire pazzo. Vabbè, di nuovo, ti rinnovo i saluti, grazie. Ti diamo un in bocca al lupo e speriamo di vederci presto. Speriamo presto, dai, con okay. Un piccione stiamo in contatto. Ci vediamo anche in televisione. Va bene, ciao. Stamma buono, Carmine, ciao. Allora, eccolo qua. È troppo forte, Tony. Questa è stata la nostra sorpresa per i nostri telespettatori. Ripeto, lo abbiamo beccato qua, en passant, siamo contenti, è un personaggio indubbiamente, vi ha già detto che è in tournée, sta facendo alcune serate, eccetera, e quindi vi abbiamo anche offerto un pizzico di cabaret. E forse quando canta una canzone poi c'è da battuta, no? Sì, anche. Questo mi piace a me. Allora, Tonino. Mando la pubblicità. Io direi di mandare la pubblicità perché abbiamo degli obblighi con gli sponsor. Sì, certo, ne abbiamo uno di fronte. Certo. Io saluto tutti gli sponsor della mattina, tutti li saluto. Ogni mattina e vai. Mando la pubblicità a frappè. Ottica Center, i due occhi al centro. Ci trovi al piano terra del centro commerciale Due Mari, Maida, in via Lucrezia della Valle a Catanzaro e a Parco del Sole a Maierato a Vibo Valentia. Unipolsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Devo presentare il mio. Allora, siamo rientrati. Devo presentare, vedi, hai una sorta di fregola stamattina. No, gli ATV è fregola. No, io ecco, i prescia, io nonostante debba scappare perché ci stai ora peggio è. Sì. Ma tu sì. Devo presentare, tanti capi, dai un po' di suspense, no? Di suspense. Tanto di suspense, lui. Va bene. Allora, intanto che facciamo? Dato che abbiamo un altro ospite, un altro graditissimo ospite, che già conoscete, quindi Giovanni
farà una chiacchierata con lui, perché ci sono evidentemente tanti eventi, no? Di cui parlare. E allora Albinuccio, io non lo so come allora facciamo così, noi ci togliamo dalla vista, perché i telespettatori, quando dopo come siamo, l'ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza, si dice. Allora noi dopo 10 minuti, un quarto d'ora, cominciamo a stancare i nuovi. Allora facciamo, verranno qua, sai che vuoi fare? Ma allora tu va, dai. Mi presento. Non mi ricordo un nome. Com'è? Non mi ricordo un nome. Antonio. Pasquale. Pasquale. E dai, davvero. Tu devi dire il duo De Grazia e Bernardini, dai. Bernardini. Bernardini. Non mi dico il nome. Presento io. Lo sai che vuoi? Ti presento a due. Stamattina vi presento uno, lo vedete tutti i giorni, l'altro no, però ve lo presento veramente con tutto il cuore. E ma dice Luba Gentile. Presente, il mio editore Giovanni De Grazi e poi il maestro, il capo della piscina comunale di Lamezia Terme. Deus ex machina. Chi era a vendere le macchine una volta? E se avvenne a concessionaria a Roma. Deus ex machina dell'impianto. Dell'impianto della piscina. Natatorio. Che abbiamo alla mezza. Comunque mi sono dato un biglietto. Vabbè, sai che facciamo? Iniziamo. Prego. Cediamo il posto ai due, al nostro ospite e a Giovanni. Buongiorno, grazie Donino, grazie Albino, ti raccomando Albino. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri telespettatori, ben ritrovati oggi in questa segna stampa, abbiamo avuto già ospiti un grande personaggio di Colorado Caffè con Tonino, però oggi per noi è una giornata importante per lo sport lametino, diciamo domani, però noi oggi anticipiamo qualcosa. E io ho piacere, insieme a me e Simone Bernardini, responsabile tecnico della piscina comunale Salvatore Giudice, nonché Arvalia. Allora Simone, è arrivato il momento, finalmente, ufficialmente possiamo dire che domani aprirà con tutto il suo splendore la piscina comunale Salvatore Giudice, in presenza, diciamo, innanzitutto importante, delle tribune aperte, gli spalti aperti, perché è stata una lotta avere raggiunto questo risultato dopo tante peripezie che abbiamo passato, perché c'è stato, diciamo, questo blocco a livello federale, a livello di pubblico, che è la cosa più importante, anche a livello comunale, delle chiusure della struttura. Adesso la struttura è agibile al 100%, perciò la Federazione della Nuoto, appena saputo che la piscina era, diciamo, agibile a tutti gli effetti, ha dato il benestare per eventi importanti, e questo ci inorgoglisce, ci fa piacere, grazie al tuo impegno di Arvalia, che con i propri sforzi ha riportato, diciamo, al vecchio splendore o al nuovo splendore, come diciamo, la nostra struttura, che è una delle più belle d'Italia, possiamo dire. E a proposito di queste, domani si apre ufficialmente la stagione. Si apre la stagione con il botto, diciamo, già iniziamo benissimo, diciamo. Innanzitutto volevo ricordare che l'anno scorso, con tutte le difficoltà che ci sono state, abbiamo avuto degli ottimi risultati a livello agonistico, a livello nazionale nel nuoto, perciò questo ti fa ancora più dà ancora più prestigio al lavoro che avete fatto all'interno della struttura con Borracci. Ricordiamo Borracci, un ex campione del mondo a livello mondiale di nuoto, è internazionale, è conosciuto in tutta Italia. Tu hai avuto la forza, con tanti sforzi, di averlo qua già da 2 anni, e in 2 anni avete ottenuto ottimi risultati. Domani si inizia la stagione ufficiale, in presenza del pubblico lametino, chiunque volesse venire all'interno della piscina Salvatore Giudice assisterà all'apertura della piscina, della struttura, ma abbiamo degli ospiti importanti.
domani la piscina comunale avrà l'onore di avere proprio all'interno della struttura, avere il contatto diretto con chi ha fatto nuoto a livello mondiale. È uno dei maggiori personaggi del nuoto a livello federale italiano, conosciuto in tutto il mondo per i risultati raggiunti. E poi, diciamo, il contatto diretto con gli atleti, con i futuri nuotatori, insomma, no? Lui è un grande anche showman, perché è l'uomo immagine della federazione italiana, infatti lui segue sempre la nazionale ed è lo speaker, è diventato lo speaker, il conduttore ufficiale degli eventi federali. Domani avremo Rosolino Massimiliano, conosciutissimo, perciò domani mattina sarà qui alla mesia e il programma ce lo spieghi tu, però noi vorremmo dare una chicca per la nostra televisione, perché noi abbiamo, diciamo, un pattinariato con Arvalia, con Percorsi Nuoto, una testata che è partita pure in sordina, con tante difficoltà l'anno scorso per le tribune chiuse, questo progetto editoriale che è diventato anche molto apprezzato a livello federale. E io, grazie a te, devo dire, all'Arvalia, giro un po' in lungo e largo l'Italia per conoscere realtà natatorie che magari sono sconosciute, dove magari potesse uscire qualche nuovo campione. E questa è la mission che si fa per Percorsi Nuoto. E noi, insieme a Simone più che altro, Larvale, insieme al sottoscritto, abbiamo deciso di portare, grazie a Borracci devo dire, abbiamo deciso di portare Rosolino domani mattino. Massimiliano sarà qua domani mattino, innanzitutto arriverà prima, appena arriverà sarà ospite in trasmissione da noi, dove realizzeremo una puntata di Percorsi Nuoto, dove gli ospiti saranno di prestigio. Ricordiamoci, sarà proprio lui, Massimiliano, Rosolino, ci sarà Carlo Kelly, un personaggio a livello nazionale, uno che ha avuto risultati olimpionici, un grande allenatore, Carlo Kelly che allena attualmente la Rarinantes qua alla Mesia, e poi avremo Borracci, il nostro CT della nostra piscina, e poi avremo Simone Bernardini, dove parleremo un po' di nuoto. Però tutto domani e sarà diciamo tutto concentrato nella piscina e non solo. Allora, scusa questa mia pallosa, no, una sintesi perfetta, devo dire, vabbè, è una sintesi perfetta di quattro anni di gestione, però diciamo quello che sta organizzando un po' tutto sei tu, insomma, con Arvale e il presidente, no? Allora, innanzitutto, come funzionerà domani e quale, perché questa idea di portare, anche se l'ho anticipato io un po', Rosolino qua alla Mesia? Sì, l'idea nasce dall'essere un buon augurio per l'inizio della stagione sportiva, quindi l'obiettivo è questo, quindi è di una giornata di festa con un campione olimpico che peraltro fa intrattenimento, quindi renderà la giornata estremamente, estremamente piacevole. E vuole essere anche un omaggio alla città per diciamo, una mancanza, una sottrazione che in questi quattro anni abbiamo avuto nella impossibilità di fare spettacoli, di fare attività di questo livello, non avendo appunto i noti problemi delle strutture, che dopo appunto quasi cinque anni di lavori, di rapporti con il comune, determinazioni e atti, finalmente siamo arrivati ad avere quello che, diciamo, mancava all'impianto: il certificato di prevenzione incendi, il nulla osta per la verifica delle commissioni pubblico spettacolo. Insomma, è stata fatta tutta la costruzione tecnica con un iter lunghissimo che ha visto comunque un lavoro in prima linea della nostra società Arvalia, che da quando è entrata, insomma, è dal primo minuto che stiamo continuando a dire cerchiamo di voler andare avanti. E quindi dopo cinque anni finalmente avere questo atto per noi è stato quasi liberatorio, e quindi vuole essere un omaggio alla città, anche per dare la linfa e cercare di recuperare il tempo perso, perché il tempo perso è vero che non te lo restituiscono più, ma potremmo organizzare un programma con molta intensità per portare tutta una serie di personaggi importanti all'interno. Simone, quanti momenti di sconforto l'abbiamo vissuto un po' insieme, l'abbiamo vissuto a Roma in lunghe riunioni serali, a cena pure, passeggiando al centro di Roma, parlando sempre di questa struttura, che sono stati momenti di, diciamo, proprio di abbandono, no, da domani lasciamo perché la cosa non è più gestibile. Qual è stata
la domanda è che a livello giornalistico ti faccio, qual è stato il motivo che ti ha tenuto fermo a tenere questa struttura? Perché c'è stato un momento, mi ricordo che eravamo, avevi dato già, avevi consegnato tutto quanto, hai detto no, da domani mattina noi non vogliamo più la struttura, sì, della mese, perché abbiamo serie di difficoltà sia economiche, perché voi avete investito tanto nella piscina, certo, sia economiche, ma non anche delusioni sportive, perché avendo una struttura non agibile la federazione non riconosce i risultati. Perciò qual è stata, la domanda che ti faccio, la forza ed essere così tenace poi a dire continuiamo? Io più o meno lo so, perché tu sei uno che ci crede nelle cose, vuole portare le cose a termine anche con dei grossi sacrifici, anche economici molto grossi, l'abbiamo vissuto insieme con Percorsi Nuoto, perché poi sì, diciamo Percorsi Nuoto che è una testata nata da noi, che a livello nazionale ormai, l'anno scorso abbiamo avuto un po' anche di fermo, diciamo, tra virgolette, l'abbiamo continuato uguale, andare in giro per l'Italia, sì, con molto, diciamo, sacrificio, molto sacrificio. Qual è stata, anche se io lo so, però lo dobbiamo dire alla gente, quello che ti ha detto no, continuiamo, il momento che ti ha detto, che ti ha fatto riflettere di continuare, che poi alla fine si è arrivato a un risultato. Beh, di base è la passione per questo progetto sportivo che dà tanto a livello umano, perché il vedere il contatto costante di una comunità che comunque vede nella piscina una realtà solida, una realtà sana, un elemento dove poter fare socialità, e vedere il pomeriggio tutti i bambini della scuola nuoto, il contatto con gli utenti, ti fa capire che tu comunque stai facendo un qualcosa di importante per il territorio, un territorio che in questi anni ha delle note difficoltà, è difficile fare attività culturali, attività sportive, è difficile anche fare eventi, quindi era oggi una piccola isola felice del territorio, e quindi ci siamo sentiti per senso di responsabilità, non solo perché abbiamo un contratto di concessione, ma poi diventa un senso di responsabilità voler dare alla città una realtà solida e contraccambiare con l'amore che uno riceve nel vedere il sorriso dei bambini quando facciamo i brevetti, che è una cosa per noi, una festa bellissima. Quelli poi sono i risultati, al di là dei risultati sportivi. E poi va anche pensato questo, che nel frattempo noi comunque abbiamo creduto, perché Arvalia nasce come una società sportiva, la passione che è stata trasferita da Claudio Butera, io questo lo devo riconoscere, che Claudio Butera ha avuto presidente, la lungimiranza, Arvalia Italia, che lo salutiamo chiaramente, che lo saluto, ci sentiamo spesso, lui ha creduto in questo impianto, è una, Claudio Butera ha una grande visione, la grande lungimiranza imprenditoriale, ha visto le potenzialità di un impianto che comunque nel sud Italia è un impianto che per posizione e dimensioni si presta perfettamente a realizzarlo per qualsiasi tipo di evento, quindi ha capito questa potenzialità, è un uomo di sport e ci ha voluto credere, anzi è stato il primo a sostenerci, perché obiettivamente in questi anni voler gestire un impianto di queste dimensioni senza poter fare tutte le attività commerciali che poi servono per tenere in vita l'impianto è un'attività difficilissima, in più se tutto questo viene poi reso ancora più difficoltoso da un piano di investimenti che non è finalizzato a realizzare attività commerciali che quindi vanno a vantaggio di un piano finanziario, ma che sono semplicemente investimenti nella messa a norma, quindi investimenti che non torneranno mai indietro, quindi per noi sono stati 4 anni pesantissimi. Di questo ne parleremo domani durante una puntata di Percorsi Nuoto che realizzeremo proprio qui al Golden Café con la presenza di nazionali, perché parliamo a livello di nazionali, di atleti e di allenatori che ci sono rappresentati in tutto il mondo, sì, medagliato, olimpionici possiamo dire, no? E sì, campione del mondo, domani l'avremo qui. Alle ore 11 dovremmo cominciare la registrazione, chiedo scusa, però è l'inizio di tanti obiettivi che ci siamo prefissi per quest'anno, diciamo, sì, no? Sì. Perché diciamo la piscina apre tutti i splendori, seguiremo con tanti eventi all'interno della piscina durante questo inverno, poi ci saranno anche probabilmente dei collegiali che organizzeremo nei periodi più caldi, quando si fa, che sono sempre maggio e giugno i collegiali, dove cercheremo di portare ancora gli atleti a far crescere ancora il nuoto, e poi le trasferte che il bravo Borracci porterà a qualificazione di varie gare, no? E poi candideremo anche l'impianto, visto ormai la vicinanza della federazione nel voler riportare alla dimensione centrale questo impianto, candideremo l'impianto per poter fare
anche noi le gare del campionato regionale FIN, che è mancato per tanti anni, proprio perché nella regione Calabria c'è una crisi di impianti e di strutture che è spaventosa, e tutto questo non aiuta, chiaro, la crescita del movimento. Ne parleremo domani, noi diamo l'appuntamento domani, venite tutti in piscina alle ore 15, sì. Sarà una bella festa del nuoto, mi raccomando bambini, ci saranno le fotografie che potete fare con i personaggi del nuoto a livello nazionale, che voi li vedete in televisione, domani avrete il piacere di toccarli, sì. Nel senso che è un piacere farci una foto con Massimiliano o chi fa parlare del nuoto a livello mondiale, domani l'abbiamo tutti a Lamezia, perciò sì. È un grande evento domani per Lamezia, grazie ad Alvalia. E la giornata sarà alle ore 15 e poi... Allora, alle ore 15 ci sarà il momento agonistico, perché comunque Rosolino è un campione olimpico, ha una sua esperienza, è stato uno dei primi a aver dato il cambio totale da un nuoto di carattere artigianale a un nuoto, per così dire, più scientifico, e diciamo quindi è l'espressione del nuoto moderno, che poi ha avuto i suoi seguiti con tutti gli altri soggetti che poi chi è nel mondo del nuoto conosce, dall'alter ego della Pellegrini, certo. Fino a scendere Valtrinieri, Magnini, tutti questi grandi nuotatori, diciamo è stato un apripista da questo punto di vista, ha un'esperienza altissima e non a caso verrà accompagnato, ecco. Insieme a Riccardo Siniscalco che diciamo è stato il suo allenatore storico, che sì. L'ha portato a vincere le medaglie olimpioniche, i campionati del mondo, sì, è stato a Sydney, l'ha portato alle Olimpiadi, sì. Di Sydney, quando lui poi fu là che portò i risultati di Sydney, e questo è importante perché comunque questa è una realtà che ha bisogno di confrontarsi e crescere, e questo vuole anche essere, apro una parentesi, anche un buon augurio, perché sono contento che abbiamo invitato proprio alle ore 15, quindi tutte le società sportive che faranno appunto un allenamento tutti insieme, facendo sotto gli occhi degli osservatori che saranno appunto Riccardo Siniscalco, appunto un allenatore di livello nazionale, Carlo Ghelli e Borraggi, e sono contento appunto in tutto questo abbiamo anche una novità che non è diretta da noi, ma che invece è l'impegno che ha avuto la Rarinantes, l'altra squadra, società La Medina, che si trova alla Marinella, che diciamo quest'anno porterà Carlo Ghelli, personaggio che noi tutti conosciamo, cioè, c'è questa emigrazione, parlavo ieri con Carlo che ci siamo, sì. Incontrati, c'è questa emigrazione al contrario da parte degli allenatori nazionali, si stanno, sì. Trasferendo al sud perché hanno capito probabilmente che qua c'è veramente tanto Sì, da raccogliere, diciamo, e da crescere. C'è fame di sport e fame di nuoto. Assolutamente. E per avere la fame, come per così dire, bisogna dare da mangiare. E oggi Rosolino, Siniscalco, tutte queste nuove persone che scendono, è la carne per questi affamati di sport, perché abbiamo bisogno di questi soldi. Bene, Simone, ti ringrazio per questa partecipazione alla segna stampa. Domani, vabbè, saremo sempre in contatto tra oggi e domani per l'organizzazione dell'evento che ci impegna un po' tutti. ST Television seguirà, diciamo, l'evento a 360, sì. Gradi come percorso di nuoto, e niente, ci vediamo domani. Ci vediamo domani e invito a tutti anche dopo a venire alle 16.30, perché se alle 15 è un'attività di carattere agonistico, quindi con le squadre regionali, quindi un evento aperto, alle 16.30 invece ci sarà l'abbraccio di Rosolino a tutta la scuola nuoto, quindi a tutti gli iscritti della piscina, in un'ora dove faremo un'ora di festa, attività di giochi d'acqua, attività comunque di scuola nuoto, potranno essere fatte foto, diciamo, e un giorno di festa natatoria. Esattamente. E alle, non anche questo ci tengo, importante a seguire, alle 18.30 questa tavola rotonda. Al Savanto Hotel ci sarà una tavola rotonda in occasione anche di una rassegna che avrà il titolo Artigiani dello Sport, che vorrà raccontare l'evoluzione del nuoto dagli anni 50 fino ai giorni nostri, con delle foto importanti, storiche. Sì, storiche di Massimo Borracci, che ha una storia del nuoto altissima e che ho ritenuto giusto far uscire, far crescere, anche per far capire il valore e l'esperienza che portano soggetti, i sacrifici che hanno portato persone che si sono dedicate al nuoto e che poi hanno avuto risultati. Bene, ci vediamo domani con questa festa del nuoto, con gli olimpionici qui alle Lamezia Terme. Ringrazio il Golden Café che domani ci permetterà di fare percorsi nuoto all'interno, sì. Sì. Qua del Golden Café, e poi ci vediamo tutti in piscina. Grazie Simone, grazie. E adesso arriva il nostro direttore Tonino Amatruda. Grazie Simone, ci vediamo dopo, ciao. Grazie, ciao. Grazie a te. Ringraziamo, allora. Ringraziamo come sempre per la presenza di Simone Bernardini. È importante ormai... questa, sì. Questa certo. Avete imparato ormai a conoscerlo, quindi
è quello che sta portando poi lo sport natatorio a livello nazionale e quella mezza. Giova, è una di quelle realtà da cui non si può assolutamente prescindere né dire nulla. Si sono impegnati in prima persona nonostante tutte le difficoltà, è una storia che abbiamo ripetuto e ribadito spesso. Ma io la domanda che io ho fatto adesso, domani ne parlerò anche in percorsi di nuoto con Rosolino Massimiliano, è la sua testardaggine, nel senso che io ho avuto, ho sempre continuamente il piacere di incontrarci a Roma, perché lui vive più a Roma che a Lamezia. E quando ci incontriamo a Roma, nelle lunghe cene che facciamo la sera prima di andare a letto, ci sono stati lunghe momenti. Lunghe cene, che merda. No, lunghe cene che si parla. Ma vabbè, lunghe perché cene. Poi il giorno si lavora, la sera si va a cena. No, vabbè, ovvio, vammi mangiare pure tu, non hai capito, campiamo d'aria. Va bene. Comunque, dopo tante passeggiate, lui ha avuto sempre momenti, ci sono stati momenti di sconforto, che te ne abbiamo parlato. Perché si sborsavano dei soldi, parliamo con la pratica, però non si arrivava a dei risultati, nel senso che la piscina era chiusa, lo sponsor non partecipavano e ci sono stati momenti che lui diceva basta, non ne posso più, domani abbandono. Allora la domanda che io ho fatto, qual è stata la forza che hai avuto a dire no, continuiamo a tenere con tutto questo, diciamo, sborso di soldi? Perché ha tenuto in piedi? Ma c'è in gioco tutto, io non ho sentito, mi sono allontanato. Ma c'è in però è stato gioco, tuo, sì, ma testardo. C'è in gioco tutta una serie di cose quando uno è testardo e vuole andare tu vedi avanti. L'altra società purtroppo è stato un grande dispiacere, la pallavolo abbandonato, prestigio, una questione di prestigio, il basket abbandonato, cioè, loro no, hanno insistito, Tony, hanno insistito alla fine, ma perché credono nel progetto, perché parliamoci chiaro, non sono come posso dire tra virgolette imprenditori, così sono dei parvenu, sanno quello che fanno, hanno le idee chiare, i progetti sono chiari ed è chiaro che vanno, poi credono evidentemente, credono non nella realtà la metti business, uno magari si lascia certi voti, magari non ci rimetti puro. Tony, è la sua testardaggine, di Simone, di Butera, di tutta l'Arvalia. Dovrebbe essere un po' la testardaggine di chi crede nella città, Tony. Dire io ci credo, questa città può rinascere. È una questione caratteriale. Anche a livello politico, sì, Tony. Sì. Ma c'è gente che non ce la fa più, prostrata, e dice andate a fare in culo tu. E la domanda che ti faccio a te, Tony, ma secondo te abbiamo dei personaggi come Simone che in caso, parliamo della politica, a livello politico credono ancora nella città, ma nel costruire la città e non occupare solo la poltrona, no, secondo non, te? Io non vedo nulla, sono sempre, abbiamo detto, sono sempre le sole. Non ho nulla sul piano personale, con tutta quella sfilza, quella teoria di nomi che ogni mattina leggiamo, ci mancherebbe altro, ci conosciamo personalmente, però io ve lo dico chiaramente, non è che sono o entusiasmo, a me piacerebbe che dal mazzo uscisse fuori una persona su cui veramente puntare. Salutiamo a Simone Bernardini. Ciao Simone, ci vediamo. Una persona su cui si può contare, perché quello che stiamo attraversando, poi c'è questa, non so come chiamarla, ma io non vorrei offendere adesso addirittura il Consiglio di Stato, il Viminale, però a me sembra una sentenza già scritta. Questo dilatare i tempi, voi sapete che ieri si è pronunciato il Consiglio di Stato che non sappiamo sulla vicenda dello scioglimento, pensavamo, no, che si esprimesse nel merito, no, ha preso ancora tempo, quindi i tempi tecnici stanno andando a ramengo, come si dice, ma di che parliamo? Quindi sembra quasi una sentenza scritta, cioè andremo alle elezioni, non vi illudete, avete capito? Perché, mamma mia, io spero che tutto rientri, non tanto per Paolo Mascaro, intendiamoci, ma per l'onorabilità di una città che è stata per l'ennesima volta calpestata.
non tanto per Paolo, su cui no, andrebbe a governare fino a aprile, maggio, come lo sapete. Così avrebbero più, secondo me, no, io dico, a livello si potrebbe avere più tempo a preparare la lista, studiare di più le... Ma sono tutti in difficoltà. Perché attualmente siamo in difficoltà veramente. Vedi qua, il comune, sospeso in un limbo. Ecco, mai il titolo fu più esaustivo. Si può, cioè si va a bagnomaria. Cioè si vuole carne nel pesce. Giovanni, noi non meritiamo di essere trattati così. Come la vedi, Tony, tu che studi molto queste... Sei un ottimo osservatore. Come te mi guarda attorno, come la vedo. Cioè siamo a bagnomaria, non conosciamo la nostra sorte. Cioè se si parla del... se si dovesse parlare del 10 novembre, Tony, il 10 ottobre, parliamo fra 10 giorni e 15 giorni, si dovrebbe essere già pienamente in campagna elettorale. E poi già dovrebbero iniziare tutte le campagne, le liste, insomma... Cioè, ma entro il 12 ottobre tu devi presentare la lista. Ci sarebbe anche l'apparenza in TV per le par condicio, tutte queste cose, cioè tutto difficoltà. Casano Piatuteci 15 giorni, cioè ma chi leggono? Sanno l'aiuto, dato che ero consigliere di Stato a Roma, eccetera, sanno l'aiuto a cronaca della partita da Roma ieri. Non potevano leggere, cioè... Cioè, giocare sulla pelle delle persone, qua si gioca sulla pelle delle persone di una città, no? Voglio dire, io ripeto, trovo tutto quanto paradossale. Tutto frettoloso. C'è, sì, c'è da parte, ci sono delle dichiarazioni da parte di Paolo Mascaro che ovviamente sono improntate all'ottimismo, lo conoscete, il personaggio. Lui ovviamente attende con fiducia l'esito del Consiglio di Stato perché ritiene che ci siano forti motivazioni. Per quindi annullare il provvedimento. Cosa possiamo aggiungere noi? Beh, non lo sappiamo. Ci sono, ripeto, Milena Liotta che fa l'appello a tutti, facciamo una sola lista, cioè ogni sindaco, ogni candidato, una sola lista. Con tutto il rispetto, tu non puoi condizionare, se uno si può presentare con quattro liste è un problema suo, certo. Né credo io che presentarsi con una lista significa essere al 100% tranquilli, perché le cose possono, sai, io mi più 25 persone, 26 persone, 30 persone illibate, pulite, poi esce fuori che uno di questi da almeno 2 anni è sotto scopa perché ci sono indagini. Cioè nessuno è tranquillo, pur con una lista. Chi se di essere una questione culturale, non usciono tutti i tributi, basta, non si dico più. E c'è una piccola, mi pare di aver letto stamattina, c'è una piccola... polemicuccia, forse qua. Sì. No, ecco, c'è una dichiarazione dell'avvocato Spinelli, che sapete, Italia, sapete, è il coordinatore, insomma, del partito di Berlusconi in città, dice: è sbagliato dire no ai candidati presenti nella relazione redatta dal Viminale, perché lui afferma giustamente che ci debbono essere i motivi, perché c'è gente che magari si trova nella famosa lista, nella famosa relazione, senza sapere né come né quando. E noi, da garantisti al 100%, non possiamo che essere d'accordo. Ripeto, amici miei, che ne tenete i carboni bagnati, stavite vai a casa, esatto, che l'anima dei morti. Agite uno sforzo, un va ordinato a questo mio medico, ma ordinate in medicina. Questo sarà oggetto di discussione, esatto, di tutte le rassegne stampa. Chi stampe, è che va ordinata, bua, ma agite politica. Donne, stavo dicendo, questa che stai dicendo tu sarà oggetto di discussione per tutto questo periodo. Penso io che se non si dovesse andare a votare il 10, sarà oggetto di discussione per tutto l'inverno, Tony, con dichiarazione, insomma. Ne sentiremo e ne parleremo tanto. Io ripeto, noi, tu lo sai, Giovanni, conosciamo tutti i pretendenti, tutti i candidati. Sul piano personale, nulla da dire.
ci mancherebbe altro. Certo che la città ha bisogno di tutto, meno che cabaret. Il cabaret lasciatelo fare a noi. Abbiamo avuto prima un cabarettista. Che lo sappiamo, se vogliamo lo sappiamo anche fare, modestamente. Allora, cambiamo argomento, c'è un articolo qua, c'è una denuncia dell'ANCSA dopo l'avvio dell'anno scolastico, gli studenti disabili senza assistenza, questo è un fatto gravissimo, gli alunni sarebbero costretti a saltare alcune ore di lezione per la carenza di professori. Vabbè, lasciamo perdere che delle maestre o professori di sostegno ne abbiamo sempre parlato, intanto... Come sostengono loro i disabili, i bambini disabili, a me mi pare una stronzata. Questo non lo ha detto Carmine Faraco, ma lo disse di 3-3, se ben ricordate. È il metodo che non mi piace. Io mi ricordo che qualche bambino disabile veniva letteralmente messo in un'aula da solo col docente. Col maestro o insegnante di sostegno, io non lo so se ancora vige questa squallida regola. Questa è proprio una grande stronzata. Insomma, io questo lo posso dire con certezza. Sì, sì, no, è vero. Con certezza. Venivano messi in un'aula a parte e venivano, cioè, diciamo... Ma è già una cosa aberrante. Tenerli da parte. Non è che hanno una malattia infettiva, questi ragazzi, per l'amor di Dio. È un bambino che è là. Che si guarda attorno, poverello, non sa chi è là, non si rende conto. Non è così, cambiate metodo, cercate di essere seri e soprattutto l'assistenza di chi è la competenza. Ma non vi vergognate e rompete le palle dalla mattina alla sera con tutte quelle flatulenze verbali calibrate su Facebook e in televisione. Si può lasciare senza assistenza un disabile. Allora, cambiamo argomento, qua c'è in primo piano delle alienazioni, l'ex cantina di Prunia tra i beni comunali collocati in vendita. Giù, a chi stava di essere un fiore all'occhiello, mi ricordo come progetto. Mo' arrivato che è diventato praticamente una agenzia. E lui quindi, ma pare che è stato messo a 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000. 1.223.000 euro. Ma come si fa? Ma chi sta nel paese? Guardate che questo può buttato come un quazietto, può buttato capo sulta. Ecco perché faccio l'appello a chi si vuole candidare. Guardate che c'è da scalare una montagna, c'è da scalare una parete difficilissima. E ci vogliono scalatori, una cordata con le palle. U comuni, un dello, un smartphone o a rubrica e la mosse Giorgio. Qua bisogna cambiare tantissime cose, ve la sentite? Me lo amo. Noi saremo spietati, vi guardiamo. Su questo non dovete avere dubbi, saremo molto critici, però saremo i primi a complimentarci nel momento in cui concretizzate qualcosa per la città. Ci mancherebbe altro, come abbiamo sempre fatto, meriti e demeriti, noi la vediamo così. C'è un fatto di cronaca che è successo in questi giorni, però si ripeteva tanto tempo, esasperata vittima di stalking. Per lui scalti il divieto di dimora nella città. Destinatario della misura un 54enne di Lamezia Terme. Poi giù ci vuole sempre le cose, provvedimenti, e state lontano, mentre là. Volevo salutare Giovanni del 2112, noto gialataio, è arrivato secondo a Reggio Calabria. Vieni. Ma quanto gialataio aveva? Ma non, questo è un maestro, donna, questo è un maestro davvero. Vieni qua, Giovanni, saluta la città, vieni qua. Noto, perché a noi ci fa piacere, anche questo vuol dire... Pregelle, chi può dire pregelate? Non lo so. Prima di gelati, solamente sarà. Vieni qua, saluta la città, complimenti. Buongiorno Lamezia. Buongiorno Lamezia. Qual è la specialità che ti fa andare avanti? In oddio, tutti con, allora, quale, diciamo che con quale specialità, sei arrivato secondo? Le specialità che propongo sono tante, però con quelle che sono arrivato secondo ho preparato un gelato al pistacchio con un cuore di amarena
ricoperto alle mandorle e poi sopra con una pioggia di mandorle ovviamente, all'imperatore. Ovviamente pistacchio, da provare. Pistacchio di Bronte. Sicuramente, ma diciamo che per passare un pistacchio fa, di Bronte... Lui fa un gelato al fichi, alla fichi d'India. Diciamo che per passare una certificazione di Bronte basta solo un 35% del pistacchio di Bronte, il resto basta che siano pistacchi italiani o dell'estero, ma basta un 35% per... Grazie per la consulenza del gelato, grazie, Giovanni del 21-12, ricordiamo, complimenti Giovanni, è grande caffè. Ragazzi, buona giornata. Che si danno da fare da solo, senza l'aiuto di nessuno. Grazie al loro talento vanno avanti e chi ti ha bisogno aiutare. Ci costruiamo con le nostre mani. Però Tony, guarda, parlando di spazzatura. Buona giornata. Ciao, no, scusa, dimmi. Lui c'è il bar 21-12 che è molto frequentato. Sei da via Tagliamento, parli cioè, tu. C'è una discarica, cioè, ma di cui no? Ma c'è l'aperto. Là c'è una discarica. A proposito, le voglio complimentare con la multiservizi. Stamattina sono uscito prestissimo e ho visto un numero impressionante di camion, piccolo e grande, che andavano a prelevare la spazzatura. Giova, non possiamo sempre puntare l'indice contro la multiservizi. No. Vabbè, c'è qualcosa che non va. Che non va, l'ho detto pure ieri. Immagino, c'è qualcosa che non va. C'è il concorso di colpa di tanti soggetti. Però Tony, dove ci sono attività, perlomeno attività che... Secondo me ce l'ho io il problema. Ci sono amministrazioni. Amministrazioni, ci dovrebbe essere pulito, Tony. Ce l'ho io il problema dove sta. Perché tanta gente da fuori, dove fanno anche le differenziate, viene da noi a buttare la spazzatura. Anche questo, no, questa è la cosa primaria, non anche questo. Anche questo, soprattutto questo. L'abbiamo parlato. Cioè, attenzione, dato che c'è stato qualcuno in passato che si incazza quando io punto l'indice contro i cittadini... I cittadini, questa cosa mi dà fare, i cittadini, anche loro, hanno la loro incidenza in questa storia qua, perché fanno letteralmente schifo. Ci sono tantissime zone dove la differenziata non viene praticata, chi fanno? Sanno dove sono, ti discarica il cielo aperto e vanno a gittare tutto là, tra cui... Via Tagliamento, dove c'ha il 21-12, il bar dove c'ha, dove insiste il suo esercizio pubblico, dove arriva gente da tutta la provincia, perché il gelato suo ormai è diventato famoso. E muove, mi chiama professore, che vuoi questo, questo cuore di amarena. Tu a provare, tu a provare, tu sei risciuto, tu a provare. Tu li sciuo, tu sei. Ciao Giovanni, grazie molto lungo per la tua attività. Grazie a voi. Grazie. Ecco, vedete, noi invitiamo qua, è una porta aperta, chiunque venga ha la possibilità. Facciamo vedere la città viva, la città sana, la a me dispiace essere qua all'interno, ma attenzione, solo per motivi precauzionali, non per altro, perché mi sento un leone in grado di, con un pugno, di sfondare una porta o il tavolo, diciamo, è vero. Stati calmo, Tonino mio, stati calmo. Quindi da questo punto di vista sono tranquillo. È che lo faccio, vedete, questi abbassamenti di voce, cose eccetera, quindi è meglio essere prudenti, ecco. Allora, chi si guardava si salvava. Bravissima D'Albino con le sue note poesie, chi si salvava si guardava, no, o si guardava si salvava. Bene, vabbè. Tonino, facciamo venire qua, Albino, Albino merita di avere una, voglio dire, dei momenti più, no? Certo. Che Cristiano non vede con la chitarra, no? Vede qua, negli anni 60-70 avevamo, ecco, avevamo i Rolling Stone, i Beatles, John Neville, come chiamava, che cosa abbiamo fatto di male? Si chiamava John Neville, John Neville, un nipote tuo, il magista di Serracetta, John Lennon. Oggi abbiamo lui. Cosa abbiamo fatto di male? Però meritavamo questo. Non lo meritavamo, ma attenzione, la domanda non è qui, la domanda è perché? Perché? A voi Albino Ambrosio, ci vediamo domani, ciao a tutti, grazie. Gente ovese. Poi facciamo una bella canzone di dare del Camattotti di Sambrosene, dai, l'hanno fatto loro. Hai girato tutta la stradella e tre quarti la Cramarizza e trovare un giorno mia che aveva perso tanti anni fa. L'hai trovata all'umore ragione, l'hai trovato
che era malato, l'ho portato all'ospedale e lo pare ricovera. Dottore, dottore, l'allero, dottore, dottore, l'allà, l'ho portato all'ospedale e lo pare ricovera. Alla porta dell'ospedale c'era scritta un cartellone, che l'entrata era sicura e l'uscita non si sa. Ero piglio per la capezza e tu porta la crapareccia, mentre faccio una carezza mi cade in terra e non si alza giù. Dottore, dottore, l'allero, dottore, dottore, l'allà, l'ho fatto una carezza e lo sposo senza giù. Hai un girato tutta stradella e tre quarti da caparezza, ho che è morto giù mia, come puoi consolare. Hai un girato tutta stradella e tre quarti da caparezza, che è morto lo giugio mia, senza giugio come mai a fare. Hai girato con la stradella e parte la caparezza, ho che è morto giugio mia, senza giugio come mai a fare. Dottore, dottore, l'allero, dottore, dottore, l'allà, ho che è morto giugio mia, senza giugio come mai a fare. Ok. Grazie, grazie Domenico. Ok, allora, io vi saluto, saluto tutti gli amici, saluto il mio amico qui Domenico. E cosa vi devo dire? Ci vediamo domani mattina allo solito orario, sempre qui a Gol del Caffè. Va bene, non vi perdete domani la puntata di domani, vi raccomando. Ciao, ciao a tutti.